Sì, prima di tutto ricordiamoci che Verdini, se Renzi oggi avesse vinto il referendum, Verdini oggi era un padre costituente, uno condannato in primo grado a 9 anni per corruzione. E ricordiamoci anche che Denis Verdini continua ad essere uno di quelli su cui si appoggia il governo del PD quando non ha i numeri in Senato, ed è stato un numero fondamentale in Senato per il governo Renzi.